molto attivi, curiosi, hanno molta energia che a volte va incanalata nella direzione dell'apprendimento. La cosa più importante, a parte le competenze professionali di base, ovviamente, è imparare a modificarsi, a rinnovarsi. È una mentalità che noi cerchiamo di far acquisire. Per i ragazzi che crescono è molto importante vedere realtà diverse, per poter meglio valutare e considerare ciò che sia a casa, che sia vicino, valutarlo a volte in termini positivi, a volte in termini negativi, ma avere altri elementi di confronto. La competenza digitale è fondamentale, perché qualunque forma di comunicazione, di lavorazione, non può prescindere da una competenza ormai di questo tipo. L'attenzione all'ambiente non è più una possibilità, una prerogativa, ma è diventato un obbligo. Moltissime strutture legate all'alimentazione, ristoranti, supermercati, hanno dei residui che non utilizzano, ed è importante imparare a valorizzarli, a riciclarli. Poi ci sono i cosiddetti scarti di lavorazione. Per esempio, nella produzione della birra ci sono degli scarti che noi riutilizziamo per formare farina, pane, pizza, biscotti, e adesso stiamo lavorando ad un progetto di coltivazione acquaponica, dove gli scarti di lavorazione delle cucine, nella lavorazione delle birre e delle marmellate, saranno utilizzati come nutrimento per pesci, in particolare carpe. L'acqua dove vivono i pesci verrà utilizzata come fertilizzante, e quindi il tutto ritornerà in ciclo in maniera virtuosa. Il JB Bar è in realtà un laboratorio dove si realizza un progetto importante di inclusione per studenti che hanno difficoltà, per le loro caratteristiche fisiche o psicologiche, a trovare collocazione in aziende, per fare stage, per fare attività di alternanza scuola-lavoro, e noi gliela facciamo fare in un ambiente che è un vero ambiente di lavoro, dove realizzano proprio dei prodotti, servono i clienti con tutti i prodotti della caffetteria e di un piccolo laboratorio artigianale enogastronomico. Impegnare le risorse umane e mentali nelle competenze professionali, questa è la sfida che stiamo affrontando.